unboxing. Oggi devo fare l'unboxing di questo pacco che mi è arrivato perché ho chiesto collaborazione alla Sbadabama, io l'ho chiesta io, perché avevo visto su YouTube un ragazzino, il canale di un ragazzino che praticamente spacchettava le bustine dei puffi e siccome sono la mia nuova ossessione ho detto no, voi la chiedo io la collaborazione e sono stato pure abbastanza sfacciato perché ho detto no, visto che avete i puffi magari se potrei riceverne alcuni. E quindi vediamo adesso cosa mi hanno mandato. Sono proprio contento come un bimbo, come un pupo. E quindi niente, adesso vado ad aprire e speriamo che mi abbiano mandato i puffi, che ne abbiano accontentato. Penso di sì, perché sono stato, dai, sono un bravo ragazzo, quindi penso, spero che mi abbiano accontentato. Sono stato buono, anche se non è Natale, ma per me è come se fosse Natale. Andiamo a vedere. Aspida. Wow! Cioè, mi hanno mandato tutto il pacco. Che figata! Che figata! Adesso vi faccio vedere in dettaglio che cosa mi hanno mandato. Allora, praticamente oltre alla box dei puffi, dalla confezione, 12 splendidi puffi in 3D direttamente dal loro villaggio. I puffi, vabbè, ci sono i giornalini, e poi vediamo cos'altro c'è. Sono questi, che non so che cosa sono, gli street skate. Me ne hanno mandati 3, 5, 8, e poi questi, che cosa sono? Turbo Insect, praticamente ci sono questi vari tipi di insetti. Quanti sono andati? 2, 4, 6, 8, 10 e 11. E adesso mi diverto un po' a spacchettare. Andiamo con l'apertura della box. Dentro c'è questo, che è un poster, però non lo posso appendere in camera, anche se vorrei, perché forse è un po' troppo, però carino questo poster. In questo tipo sono arrivati tutti. Carino, questo pure penso che dovete sapere a chi regalarlo. E quanti, vediamo quante bustine ci sono. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12, quindi dovrebbe essere tutta la produzione, giusto? 12 splendidi puffi in 3D. Andiamo a... Allora io direi di iniziare con lo spacchettamento dei puffi. Cioè, c'ho il tavolo pieno di roba, di bustine, quindi vabbè, però iniziamo con i puffi. Allora facciamo un po' di spazio, vediamo il primo, questo, che quattro occhi, non ho scritto il nome giusto, puffo quattro occhi. Questo come si infila così, però devo dire che sono fatti proprio bene. Ecco qua, il primo è puffo quattro occhi. Come vedete sono fatti proprio benissimo. Guardate i dettagli, gli occhiali, c'è il libro, le mani. No, sono fatti veramente bene. Vediamo, procediamo. Così, puffo brontolone. Brontolone, vedete, c'ha la faccia incavolata. Quindi puffo brontolone. Poi, vediamo. Puffo selvaggio. Guardate che figo. Procediamo, sono troppo curioso. Questo è il puffo forzuto, c'ho pure il tatuaggio, si vede. Forzuto, ah, pisellino, giusto?
Baby Puffo, ma non si chiamava Pisellino? Baby Puffo. Poi questo che saluta Puffo, è un buffo. Vedete, mi sono fatto tutto il villaggio. Voilà. Vedete, vedete. Cioè, ma meraviglio come sono fatti bene. Guarda il cuscino. I dettagli. Che figo. Eccola. Questo è Puffo Burlone. Bello pure questo. Vedoso. Ecco lo specchio. Guarda. Grande Puffo! Che figo, grande Puffo! Mazza! Che però l'ho trovato pure nell'ovetto Kinder. Cioè, guardate le mani. Ecco Puffetta. Quindi praticamente sono usciti tutti. C'ha tutta la collezione. Che figo! Potete vederli. No, devo dire che sono fatti veramente bene. Cioè, è proprio una bella collezione, dai. Cioè, io sono contento, poi magari non me ne frega niente. Dai, tutta la collezione in una botta sola. Non era forte. Chi è rimasto? Ah, è un musicista. La trombetta. Figo anche questo. E adesso abbiamo questi turbo insetti che... Vediamo un po'. Paras Acarix. Potenza, difesa, movimento. Ah, sono a carica. Così. Apriamone un altro. Questo è figo. Neros. E questi che sono Skate Street. Adesso mi sembrano tipo per limasse le unghie, sì, cose. Come funziona? Le istruzioni non ci sono. Carina la scatola. Questo è per cambiare le ruote, penso. C'è un piccolo cacciavite con le ruote di scorta. E non capisco se questo sarebbe rimasto le unghie, boh. Apriamone un altro. I colori sono belli. Apriamo un altro di questo. Ah, questo è figo. Apis Volans. Api Volans. Gli insetti attaccano i puffi. Ah, vedi, si può fare legare. Sembra tipo Human Centipede. No, un doppione. Qua
tanto odio quando mi nascono i doppioni. Ah, bello pure questo. Globus Arachnis. Questo Araneus. Coleo. Coleo. Coleotterix. Proseguiamo. Questo deve essere bello. Questo è bello. Anche se c'ha la faccia buona, non c'ha la faccia cattiva. Dice. C'ha la faccia buona. Aculeus Scorpio. Questo è carino. Questo me lo tengo io. Questo mi piace. Questo me lo tengo io. Andiamo avanti. Mystax. Coleopteryx. E l'ultimo. Iris. Blattidis. Devo dire che quelle che mi piacciono di più sono questi due. Penso che mi torno io. Gli altri li regalerò. La pina e lo scorpione. Vabbè, apriamo l'ultimo di questo, anche se ce n'ho altri. Ringrazio Sbadabam che mi ha mandato una marea di roba. Vedete che i puffi mi hanno accontentato, quindi li ringrazio perché hanno reso un ragazzo felice. E adesso tutta sta roba la metterò dentro la scatola. Penso che molte cose le regalerò, qualcosa mi terrò, però molte di queste cose le regalerò a qualche ragazzino che conosco. E niente, tutti questi cuffi che mi metto a giocare, anche mi immagino tipo a fare una scena tipo di La La Land. Saremo in America, proprio dato che siamo in Italia, mi immagino più a fare una scena alla Uomini e Donne. E come niente, come sei va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!